Ciao a tutti, follettini e follettini, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi video della Panini. Ho preso l'album delle figurine di Soy Luna, che è una serie televisiva per ragazzi. A me queste serie televisive spagnole piacciono molto, quindi l'ho preso. Allora, intanto vediamo l'album. L'album si presenta così, vedete? All'interno c'è tutta una piccola introduzione, tutte queste faccine carinissime, qui i vari personaggi con delle scritte di pubblicità. Qui inizia l'album, vedete? Fatto così. Vedete com'è carino? Con queste faccine che sembrano tipo emoji, molto molto carine. Ci sono alcuni giochini, credo, da fare, da quello che ho capito, anche in qualche pagina. Vedete? Qui parla di Matteo, personaggio. Qui Amber. Qui Simon. Vedete? Qui di Nina. Qui di Jim e Yam. Ci sono, diciamo, tutte le varie storielle dei vari personaggini. Qui c'è un mega poster con le figurine da inserire, che si stacca e si inseriscono le figurine. Poi qui è così, vedete, sempre con le varie storie dei personaggi. Vedete com'è carino? Non so quanti di voi conoscono questa serie TV, se la conoscete scrivetemelo giù nei commenti e ditemi qual è il vostro personaggio preferito, che io vi dirò il mio. Qui ancora faccine, qui la cartolina da spedire, se volete mandate le altre bustine, insomma, e il retro è fatto così. Adesso ho preso le bustine, 4 pacchetti di bustine con 5 bustine ciascuno, credo. Sì, 5 bustine, scritto qui, il pacchetto è fatto così, un pacchetto è costato 3,50, l'album 2 euro, sì, vedete, scritto qui sotto. Bene, adesso apriamo le bustine e iniziamo a riempire l'album. Spero solo di non trovare doppioni, perché con tutte queste bustine sarebbe un po' assurdo trovare doppioni. Ecco qui, togliamo la carta. Ecco qui, queste sono le prime 5 bustine. Le apriamo tutte e dopo vediamo. Ma mio marito sta facendo dei lavori in cameretta, quindi fa un po' di casino col trapano, mi sa. Allora, iniziamo. Apriamo la prima bustina. Allora, abbiamo trovato queste qui, follettini e follettine. Abbiamo trovato lei, che non ricordo il nome sinceramente. Vedete? Ed è la 109. Poi abbiamo trovato questa qui, numero 37, la numero 4, la numero 34 e la numero 25. Adesso li andremo ad attaccare nel nostro album. Allora, questa è la numero 25. Eccola qui.
Non ho quasi unghie, mi viene un po' male ad aprirle, follettini. Poi non sono neanche tanto pratica ad attaccare figurine, quindi. Allora, la numero 4, che è questa qui. Abbiamo già trovato un pezzo del puzzle, follettini. Che bello! Non mi era mai successo quando compravo figurine di trovare un pezzo del puzzle già subito. Ecco qui. Poi abbiamo la numero 34. Non so quanto riuscite a vedere, spero si riesca a vedere, follettini, dove attacco le figurine. Allora, 34 abbiamo detto qui. Ecco qui i follettini. Poi la 37, che è qui dietro, follettini, vedete? Non so se riuscite a vedere, speriamo. Ecco qui. E questa è la numero 109. Vediamo dov'è la 109. Eccola qui, follettini, questa qui. Dai, che ci siamo. Eccola qui. Ed ecco fatta, adesso apriamo l'altra bustina. Wow! Allora, qui abbiamo la numero 142, che è questa. La 17, che è questa. La 160. La 38 e la 91. Allora, attacchiamole, ricominciamo. Apriamo l'album. Allora, la 38. E qui. Fino ad ora nessun doppione, follettini. Che dite? Sarò fortunata di non trovare nessun doppione? Stoppate il video e ditemelo nei commenti, ma non guardate tutto il video però. Poi la 17, che ricordo che è questa qui. Eccola qui, vedete? Ah no, ecco questa, la 17. Ne avevo prese due per sbaglio. Fatto un po' di casotto, va bene, non importa. Oh no, dovevo toglierlo, è vero. Ecco, va messo così, guardate che carino. Questo va tolto. Allora, poi abbiamo la 91, che era questa qui, vi ricordo. Eccola qui, la 91. Vi chiedo ancora scusa per i rumori, ma mio marito doveva lavorare proprio adesso. Pazienza, beh. Allora, la 142. Mm.
Ok, eccola qui. E adesso la 160. Naturalmente le figurine non le apriremo tutte adesso, ma pian piano nei video. Ecco la 160, eccola qui. Ecco qui. Apriremo tre bustine per video, così. Quindi adesso apriamo l'ultima, ne abbiamo già aperte due, se non sbaglio, sì. Allora abbiamo la 122, vedete? La 70, che è un'altra parte di un puzzle. La 31, che è questa qui. 167, 118. Allora, vediamo allora la 70 prima, che è il pezzo di un puzzle. Eccola qui, fogliettini, sì sì. Volevo anche dirvi, mentre attacco queste figurine, che c'è una piccola sorpresa per voi, un mini giveaway che farò, che scadrà a febbraio. Non so il giorno preciso, ma vi dirò tutto nei dettagli in un prossimo video. Spero che sarete felici, non è niente di che, ma volevo ringraziarvi con un pensierino, anche minimo, perché mi seguite sempre, siete tanto carini con me. Allora, la numero 31. Eccola qui. Ecco qui. Poi la numero 118. Eccola qui. Eccola qui, poi la 122, che è questa qui, vedete? Ecco qui. Adesso c'è questa, che è la 167. Eccola qui. Ecco qui, perfetto.
Ecco qui, questa qui era l'ultima di questo terzo bustina. Beh, che dire, se questo video con questo bellissimo album di figurine di questa bellissima serie vi piace, mettete tantissimi mi piace, spolliciate in tantissimi se volete vedere l'apertura di queste altre bustine qui, che sono tantissime. Vi ricordo che a breve uscirà il video del mini giveaway. Che dire, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, iscrivetevi al mio canale, condividete i miei video su tutti i vostri social, con tutti i vostri amici e amiche, iscrivetevi alla mia pagina Facebook Falettina Creation. Grazie per seguirmi sempre, un bacione. Chi volesse mandarmi un pacchetto, una letterina, qualcosa, può scrivermi tramite email maregrazia.catalano@hotmail.it, che vi lascio anche giù nell'info box, o altrimenti se non potete tramite email contattatemi su Facebook, nella mia pagina Facebook Follettina Creation. Un bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!